Buongiorno, ciao a tutti, siamo di nuovo qui come promesso, una settimana dopo. Oggi è sabato 30 novembre, sono a mezzogiorno e siamo di nuovo nel nostro fruttaio, come potete vedere, e vediamo quella che è stata l'evoluzione dei nostri grappoli dopo una settimana. Allora, Cabernet Sauvignon, come vedete, disposto ordinatamente in cassette, varie file separate tra loro da circa una quarantina di centimetri. La prima cassetta in basso, come abbiamo detto la volta precedente, è vuota per favorire il ricircolo dell'aria anche, diciamo, dal basso. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ventilatori, dei ventilatori un po' grossi, e qua dietro dei deumidificatori per, diciamo, seccare un po' l'aria. Quindi, come potete vedere, ci sono dei tubi che vanno all'esterno e scaricano l'accumulo di acqua fuori. Ovviamente questo nostro bar, questo nostro fruttaio, c'è un sistema, diciamo, di temperatura centralizzato di riscaldamento, quindi teniamo più o meno tra i 10 e i 15 gradi. Là dietro ci sono dei ventilatori ancora più grandi, si possono vedere, che portano l'aria all'esterno. Quindi, oltre a questi ventilatori, ci sono anche dei ventilatori, diciamo, a parete sull'esterno, che portano l'aria all'esterno. Tutto questo, come potete immaginare, per creare un ricircolo d'aria costante e quindi evitare che si possano creare dei ristagni di aria, evitare che si possano creare delle fermentazioni spontanee, diciamo, delle muffe. Qua di nuovo, un appendice al video di prima, vi faccio vedere quello che racconto è vero. Ecco, diciamo, le uscite d'aria, le prese d'aria. Insomma, il processo sta cominciando, vedete qualche bacca qui già un po' che ha cominciato ad appassire. Per il resto direi che dopo una settimana è ancora troppo presto e i grappoli sembrano ancora, diciamo, freschi. Per concludere, oggi ho una sorpresa per voi. Vi presento una bottiglia, un vino che è da questo momento disponibile in cantina, ed è il nostro Merlot Appassimento 2015. Parliamo un po' di questa bottiglia. Allora, intanto, l'involucro esterno, una bottiglia molto pesante, l'abbiamo importata direttamente dall'Italia. L'etichetta molto originale, fatta di metallo, con il nostro logo, 1998, che è l'anno in cui fu piantato, diciamo, il vigneto, la serigrafia della cantina e il nome Cadenza, che in italiano significa, diciamo, un qualcosa di, è un termine legato al mondo musicale, che significa qualcosa di melodico, di armonico. Guardate che eleganza. Questo vino è una riserva, non è filtrata. Parliamo di il grappolo utilizzato, la varietà utilizzata è un Merlot nel 2015, quindi raccolto nell'autunno del 2015 e poi processato con il metodo appassimento che stiamo illustrando qui con il Cabernet Sauvignon. Quindi i grappoli freschi disposti
nelle raccolti, diciamo, in autunno e disposti in cassetta a disidratarsi prima di essere processati e lavorati. Poi nella prossima puntata vi spiegherò meglio come vengono processati e lavorati. La stessa tecnica, diciamo, utilizzata per produrre il famoso amarone, ma ovviamente questo non può definirsi un amarone perché non è prodotto in Veneto, non è prodotto con le uve venete, ma diciamo abbiamo cercato di applicare questa tecnica qui a Niagara on the Lake con il nostro terroir, con le nostre uve, per creare un qualcosa che sicuramente è diverso dal solito. E qui chiudo, vi invito a venirci a trovare, a provare i nostri vini qui a Interbrook Winery a Niagara on the Lake, sulla strada che da St. Catherine porta all'antico villaggio di Niagara on the Lake. Ciao e alla prossima puntata.